Senatore? E questo che diavolo è? Acquisizione documenti. Sphinx Club. Uomo dell'anno. Si può sapere che razza di stronzata è? Dovete esservi completamente bevuto il cervello. E così era nello Sphinx Club. Pensi, mio zio gestiva il Barley. Marvin Thompson, un tipo bassino. Qual è il suo nome, agente? Detective Sidnor, signore. Sezione operativa. E che cazzo. Le auguro una buona giornata. Staremo a vedere come va a finire. E se viene da me un figlio di puttana dei federali, mi dico ci sta, fa parte del gioco. Ma uno stronzo qualsiasi della polizia? Della polizia di Baltimora? Ah no, cazzo, non può accadere per nessuna ragione, perché so di aver raccolto troppi schifosissimi soldi per te, sindaco, e per la tua lista. Non è ammissibile, nessuno al mondo può essere così ingrato, vaffanculo. Dai. Ora calmati, Clay. Riciclaggio. Hanno intenzione di venire a parlarmi di riciclaggio di denaro sporco a Baltimora Ovest. Stronzate. Da dove pensate che tirerò fuori i contanti per tutta quella lista di merda? Dalle lavanderie automatiche? O da qualche fruttivendolo coreano col culo stretto? Ma secondo te ho il tempo di chiedere alla gente il motivo per cui ha deciso di darmi i soldi? Gli chiedo da dove arriva quel denaro. Io prendo tutti i soldi da qualsiasi figlio di puttana che voglia darmi. Preferisco non saperlo. Certo, immagino che tu non voglia saperlo, ma io mi sto arrabattando come un dannato per fare il lavoro al posto tuo. Per te, per me e per il resto della squadra. E chi spunta dalla porta? Un poliziotto che non vede l'ora di rovinarmi e iniziare a crearmi problemi. Non ne sapevamo niente, mi dispiace. Ma adesso basta. È meglio che me ne vada da qui prima che perda completamente la testa. Nessuno ne sapeva niente, te lo ripeto. Se vuoi condurre una campagna con i miei soldi sotto il tuo bel culo, devi almeno fare in modo che la tua gente ti appoggi, Clarence.